Amici di Sportivissima, ben ritrovati il nostro appuntamento per un focus sul Grifo. Eh, dobbiamo oh, forzatamente parlare di questo finale di stagione anche se eh, di fatto i giochi sono quasi ormai eh, fatti, scusate il gioco di parole, ma eh, per eh, i playoff ormai eh, la strada è tracciata, anche se eh, il Perugia... Uh, ha una residua speranza di chiudere la miglior quarta dell'intera categoria, ne parleremo uh, e parleremo poi anche di quelli che possono essere gli sviluppi, gli scenari futuri per quel che riguarda la proprietà in un ambiente in questo momento che è, è certamente in down rispetto al recente passato, rispetto uh, comunque ai momenti migliori, questo è sicuro. Uh, lo facciamo con l'avvocato Gianluca Laurenzi che è tornato a trovarci. Ciao Gianluca. Bu buonasera, buonasera, grazie dell'invito. E ben ritrovato anche in collegamento a Daniele Orlandi, Agenzia Stampa Italia. Ciao Daniele. Ciao Romenico, buonasera agli ospiti. Ecco, inizierei con Daniele. Eravamo insieme vicino allo stadio per il derby con l'Arezzo, che è finito 1-1. Eh, il Perugia ha riacciuffato il match con il gol di Vasquez, eh, poi ha provato anche a vincere. E ti chiedo Daniele, eh, che impressione ti sei fatto eh, dalla tribuna? O meglio, eh, è stata una partita come la vogliamo, eh, dove la vogliamo collocare fra quelle... Diciamo un po' noiose, mediocri, discrete, esaltanti, direi di no. La, la escluderei come opzione. Ma guarda, è una partita: è stata una partita di non facile lettura tattica. Almeno se uno vuole fare una lettura tattica un pochino più approfondita, eh, nel senso che rispetto alla partita col Pesaro, l'atteggiamento è stato migliore. Poco ci voleva per la verità. Che i giocatori dimostrassero qualcosa in più in campo dal punto di vista della presa mentale. Invece, dal punto di vista eh, tattico, eh, diciamo che le carte mischiate da Formisano non è che abbiano confuso le idee soltanto eh, agli avversari, eh, ma forse le hanno confuse più ai nostri giocatori, almeno in un primo tempo nel quale si sono viste alcune, eh, alcune cose buone, ma più che frutto di un gioco di squadra. Eh, frutto di un bel di iniziative individuale, eh, la ripresa ha poi mischiato le carte. Il gol dell'Arezzo ha dato una scossa elettrica alla squadra, ma è una, scossa, è una reazione nervosa. Eh, cioè, è mancato comunque, come dato che non è stato costante solo in questa partita, ma purtroppo è un dato ormai è strutturale, è mancata la capacità di, di, di trasformare il tanto fraseggio che si fa. A, Fino alla tre quarti, poi in azioni conclusive eh, degne di questo nome che possano creare, creare pericoli agli avversari. Quindi siamo stati eh, prima in balia di un errore del solito, della solita svista difensiva, perché comunque abbiamo concesso un gol. Eh, perché c'era un uomo come spesso capita che al limite dentro già l'aria era da sole e ha potuto calciare indisturbatamente, nonostante la prova difensiva nel suo complesso sia stata buona eh, a difesa schierata però eh, capita sempre questa cosa queste, queste defiance capitano poi scossa, ha reagito Vasquez ha segnato un gol da, da attaccante vero eh, vi ha ciuffato il pareggio ma resta eh, comunque un'incompiuta e eh, un'incompiuta nell'ultima partita in casa prima dei playoff, in un derby che comunque è anche abbastanza sentito dai tifosi perugini, e in, un, eh, in una partita nella quale si doveva dimostrare che Pesaro era archiviata e che ci si, andassi, ci si andava ai playoff con uno spirito, eh, non voglio dire garibaldino, ma comunque con uno spirito di iniziativa marcato, e insomma, da questo punto di vista, le cose sono andate bene sulla metà. Gianluca Laurenzi è lo spirito, questo giusto per arrivare ai playoff? Per arrivare ai playoff può essere anche per, 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 giocarli, per, diciamo, per giocare i playoff? No, assolutamente no. <laughs> assolutamente no, Cioè, questa squadra, ecco, io non sono chiaramente eh, tecnico come Orlandi, quindi la mia valutazione è sempre fatta con l'occhio con la pancia, anzi Ma noi con la pancia del tifoso, del tifoso no? quindi non con l'occhio tecnico è innegabile che nell'ultimo mese questa squadra abbia avuto un'involuzione esponenziale. Cioè, non, da quando noi eh, avevamo messo nel mirino il terzo posto al fatto che eh, ci siamo volevamo essere la miglior quarta e, e ci accontentiamo del quarto posto. Perché probabilmente non saremo nemmeno la miglior quarta. Adesso vediamo. Però. Cioè l'ultima giornata, adesso ne parleremo. Cioè, capito? Come essere. un. Eh, e allora. Uh, io non so se l'involuzione sia data perché magari in previsione play playoff siano stati uh, caricati per uh, cioè arrivare in una, condizione, arrivare in una fisica. condizione fisica migliore, questo non lo so, so che comunque nelle ultime partite siamo tornati un po' a rivivere quello che abbiamo vissuto negli ultimi tempi, cioè L'allenatore a cui avevamo dato fiducia, che avevamo detto anche non è male perché aveva giocato le partite assolutamente in cui la squadra aveva giocato bene, che apparentemente comincia a fare quelli che noi tifosi chiamiamo gli esperimenti, che probabilmente non sono esperimenti, però noi in maniera... Cioè, quindi queste, queste formazioni, queste sostituzioni che apparentemente hanno poca razio, non solo apparentemente perché poi i risultati eh, non, non è che pagano, perché poi uno se fa delle cose che magari un non tecnico come me non capisce, però porta a casa i tre punti, eh, io Gianluca Lorenzi si mette l'anima la, la, in pace e dice ma comunque sono arrivati i tre punti. E invece, poi tra l'altro, aggiungo a quello che ha detto Orlandi, eh, non solo è un derby è una partita sentita al Perugia, ma se non ricordo male è anche la partita che è persa malamente all'andata che poi ha segnato un po' il destino di, di, di Baldini. Di Baldini sì. Che ha segnato il destino di Baldini. Quindi noi tifosi, io almeno come tifoso, qui perché io parlo a nome mio chiaramente, non è che parlo a nome però ci saremmo aspettati un tutt'altro atteggiamento qual, quantomeno sotto il profilo di vendetta tra virgolette agonistica di quello che era successo all'andata vedere quella partita è stata veramente, cioè, lo so il primo tiro in porta l'abbiamo fatto non mi ricordo quando ma come al solito ben dopo la mezz'ora c'è da dire, appunto l'Arezzo arrivava con l'obiettivo fondamentalmente di portare via un punto che... Gli avrebbe dato l'aritmetica dei play-off, così ha fatto. Eh, C'è da aggiungere, come diceva giustamente Daniele Orlandi, che alla fine è arrivata la Sveglia con il gol dell'Arezzo, perché fin lì la partita, come diceva anche eh, Gianluca Laurenzi, è stata, insomma, un po', diciamo, ha, ha su se stessa senza grandi sussulti. E per un derby, per una partita comunque in cui il Perugia doveva dare segnali, quantomeno eh, di, una, no, di un atteggiamento, di una, eh, di una carica agonistica buona per poi affrontare i play-off, questo ancora è da rivedere sicuramente. Eh, quali sono gli scenari secondo te Daniele Orlandi a questo punto? Manca una giornata al termine, il Perugia ha eh, il quarto posto del girone sicuro, non può andare più su, non può andare più giù, eh, però c'è appunto ancora la partita aperta per la miglior quarta dell'intera categoria. La Triestina nel girone A ha un punto in più, gioca l'ultima gara contro il Padova che è secondo anche se non può andare oltre. A Padova, il Perugia però gioca domenica a Cesena. C'è un aspetto, tra l'altro, lo ricordiamo: a miglior quarta, poi superato il primo turno dei playoff, avrebbe il vantaggio di essere testa di serie come le terze, e quindi avrebbe il vantaggio di passare in caso di pareggi nel, nel doppio confronto, perlomeno del primo turno della fase nazionale. Eh, ti chiedevo, Andrea eh, Daniele, quali possono essere gli scenari alla luce del fatto, cosa che non è poi tanto secondaria, credo, che. Rispetto alla contemporaneità delle partite nel girone, perché nel girone B si gioca tutte le gare alle 20, eh, anche nel girone A si giocano le partite tutte in contemporanea. Ma alle 16:30, quindi di fatto la Triestina giocherà prima. E questa è un po' una nota un po' sballata del regolamento, visto che il regolamento prevede poi un vantaggio per la miglior quarta nei tre gironi. Insomma, il Perugia giocherà sapendo già il risultato della Triestina, e se la Triestina vince, la partita di Cesena per il Perugia di fatto conterà nulla. Sì, a parte che questa è una piccola grande sfasatura dell'organizzazione dei campionati che sì, il regolamento diciamo, dei playoff poi si è sarebbe molto potuta cervellone. tranquillamente evitare, magari facendo giocare in contemporanea le partite che vedono in causa le, le squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Ma al di là di questo, eh, il Perugia non può prescindere che da una vittoria cesena. Perché comunque i due punti: il punto in più che ha la Triestina eh, anche se fosse colmato. Per esempio con una sconfitta da Triestina a Parma, un pareggio del Perugia a Cesena, poi farebbero scattare il meccanismo della differenza reti. Se non ricordo male, sì. Poi c'è anche il discorso del girone C con la Casertana che ancora è, è in lotta, ma insomma. Sì, la Casertana dovrebbe... che gioca col Sorrento e quindi potrebbe tranquillamente vincere, andare a 65. Quindi il Perugia, insomma, dovrebbe, deve vincere perché la differenza reti lo condannerebbe nei confronti della Triestina in caso di pareggio e eh, 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 la Casertana potrebbe ma secondo te da Perugia da ci da crede in questo, in questo quarto posto miglior, di essere miglior quarta secondo me non, non, dan, non daranno l'anima per questo miglior quarto posto anche perché eh, diciamo che c'è una fase nella quale bisogna dosare le energie. Bisogna stare attenti ai tanti diffidati, ne sono ben 5: Giannoni, esatto. Paz, Cancellieri, Vulic e Lewis, oltre a Torrasi che si scontato proprio domenica perché è, stato, è, è squalificato, quindi ci saranno una serie di, 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 di calcoli da fare. Formisano. Probabilmente schiererà giocatori che eh, non hanno giocato nelle ultime partite. Io immagino questo. Poi, non lo so, perché è comunque, è comunque da, da provarci, sarebbe perché il ricordo che Padova Triestina è un derby a tutti gli effetti. Eh, di quelli proprio feroci: cioè, eh, le tifoserie sono in odio <ride> atavico. Eh, e quindi non credo che il Padova, anche se non ha più obiettivi, eh, poi Padova ha cambiato possibile. da poco allenatore, è arrivato Odo. Che non avrà sicuramente insomma. Tanta non di, vorrà cedere, è come se ci fosse Perugia-Ternana l'ultima giornata e noi tanto perché non abbiamo più niente da chiedere cediamo la, la vittoria alla Ternana, non esiste, quindi Perugia dovrà provare a vincere, eh, però dovrà anche calcolare questi, questi importanti fattori che ci sono, A l'impiego delle energie, B eh, il rischio che è sempre potenziale, ma c'è di infortuni, e eh, c' che eh, se il Cesena poi che farà festa perché già ci sono oltre 8 mila eh, biglietti venduti e siamo solo a mercoledì. Eh, se il Cesena lascerà che il Perugia faccia quello che vuole, non credo neanche questo. Penso proprio di no, perché Cesena ha già dimostrato, insomma, nonostante abbia vinto il campionato con largo anticipo, di non voler lasciare praticamente nulla a nessuno, anche se non può più battere il record del Catanzaro di punti dello scorso anno, lo può solo eguagliare battendo il Perugia. Ma eh, Toscano, tecnico del Cesena, ha già detto che è comunque questo un obiettivo. Eh, e, eh, Gianluca, quali possono essere secondo te gli scenari? Come il Perugia affronterà questa trasferta di Cesena con tutte queste incognite che dicevamo, tra i diffidati, un playoff poi da giocare? Te lo dico subito: secondo me, a livello strategico, sarebbe a questo punto sciocco puntare all'eventualità della miglior quarta. Innanzitutto, perché sì, per carità, essere testa di serie al pari delle terze, quindi avere due risultati utili su tre. Non è un vantaggio da poco, però a noi la storia ci ha insegnato che quando una squadra va in campo sapendo che gli basta il pareggio busca. E a noi ci è successo un paio di volte nei playoff questo. Uno, due, secondo me il Perugia ha donato l'aspirazione di miglior quarta da un paio di partite, non è che la recuperiamo adesso all'ultima partita. Con tutto quello che voi dicevate che ci abbiamo in ballo, quindi possibili eh, ammonizioni e quindi squalifiche, eh, comunque eh, eh, stato di forma, eccetera, eccetera, e non da ultimo, eh, noi ci, abbiamo, cioè, ci troveremo di fronte a una squadra che per noi potrebbe essere come incontrare Real Madrid, visti i rapporti di forza di questo campionato. Quindi andarsi a impelagare, impegnare per vincere una partita che, anche se la vinci, non è la sicurezza, o quantomeno quando scendi in campo lo sai. A quel punto ecco. lo saprai? A quel punto lo saprai. Quindi, anche questo fatto che comunque la Terestina gioca al pomeriggio per noi è un vantaggio. Non è uno svantaggio in questa situazione, eh. Perché quantomeno tu ci puoi provare, però secondo me provando a vincere quella partita i rischi sono più alti dei benefici. E, diciamo una lettura condivisibile, eh, aggiungo però un, un elemento, il rischio di una partita del genere contro una squadra che ha dimostrato di essere tanto più forte di tutte le altre è poi però la figuraccia. Perché, e ne abbiamo fatte tante, figuracce, non <ride> sarà, sarà questa che sarà questa. No, cioè, anche quest'anno le figuracce ne abbiamo fatte, guarda. <ride> Quindi non, non, io non, non, non vedo eh, tra le possibili motivazioni la figuraccia, vedo tra le possibili motivazioni quello che. Eh, dicevate prima tu e Daniele gli aspetti tecnici che avete evidenziato tu e Daniele? Prima ed il fatto che, ripeto, il, il, il trofeo, tra virgolette, in palio poi non è così. Tanto in ogni caso che tocca per Andanza RB, o tocca giocare 8 o 9 partite. Quindi, da, e poi dalla quarta. Dalla quarta partita comunque tocca vincere. Quindi, Questo è sicuro. Quindi, eh, io sto dicendo così perché tra l'altro, io vorrei conoscere strani. personalmente chi ha scritto il regolamento dei playoff. Lo vorrei vedere in faccia, <ride> vedi che faccia c'ha! Perché obiettivamente, è un rebus, un Tetris. Diciamo che immagino e spero che sia stato fatto il regolamento eh, sulla base del ta delle tante squadre. E le tante squadre che accedono ai playoff è una scelta dettata dal rendere eh, quantomeno il finale di stagione non più eh, scontato e scritto come avveniva in passato con tante squadre che non avevano più nulla eh, da chiedere, immagino che sia stato così. Sì. Poi effettivamente però io, io poi credo. dopo tutto il fatto che la testa di serie basta il pareggio, eccetera, cioè a questo punto tu puoi anche fare un mini girone, però passa chi vince, punto. Perché questa è la vera premialità. Perché una squadra che avanza e vince può andare con quattro pareggi e cinque vittorie. Per dire. Daniele, eh, poi torniamo alla, ai playoff e a quello che toccherà al Perugia, perché comunque almeno il preliminare il Perugia lo giocherà. L'avversario è comunque da definire, non sarà definito neanche. Eh, al termine della regular season, perché se di fatto le squadre ormai che giocano i playoff si conoscono, eh, vanno definiti gli accoppiamenti. Ma il Perugia entra in gioco nel secondo turno della fase del, del girone e affronterà a quel punto la squadra eh, peggiore classificata eh, che uscirà però dalla, dal primo turno, quindi ancora quello è tutto da definire. Eh, prima apriamo una parentesi sul, sul fronte societario eh, perché negli ultimi giorni eh, si è mosso qualcosa quantomeno questo è quello che sembra eh, e, e nelle prossime ore in programma un incontro con il Presidente Santo Padre da parte eh, di alcuni imprenditori che si stanno avvicinando in maniera molto ovviamente in punta di piedi eh, le fila dovrebbero essere tirate da Claudio Sciurpa che era uscito allo scoperta insomma ormai da qualche tempo come intermediario ma non solo perché aveva detto anche che era pronta a fare la propria parte, il main sponsor del Perugia, amministratore... Delegato di Vitacraft, che quindi sta cercando di mettere insieme una una, quelle che vengono chiamate cordate per provare e quantomeno a trattare l'acquisto del, del Perugia. Che sensazioni hai, Daniele? Che notizie hai? Quello che ti sei, eh, che, che, che ti sei fatto? Perché appunto eh, sappiamo che il Perugia è in vendita ormai da, da tempo, lo ha detto il Presidente Santopadre, ha fatto un comunicato. Sappiamo qual è la situazione ambientale, eh, conosciamo ormai diverse cose, quello che è successo l'estate scorsa. Con una trattativa eh, che sembrava diciamo, ben avviata, poi eh, clamorosamente saltata. Eh, nel tempo questo ha eh, eh, assodato tanti personaggi, tanti intermediari si stanno avvicinando, si sono avvicinati per chiedere informazioni ma poi tutto cade lì quando, è, eh, quando bisogna arrivare poi alla concretezza nulla, eh, nulla avviene, nessuna offerta concreta ora eh, c'è questa, questa nuova strada e sicuramente il personaggio che si è mosso Claudio Sciurpa eh, ovviamente <coughs> non è eh, l'ultimo arrivato e quindi eh, ci sarà sicuramente eh, qualcosa da quanto meno da verificare, da mettersi a tavolino. Guarda, Domenico, le notizie ovviamente sono mh, molto. trapelano con molta. Eh, ce le faremo dare adesso a da Gianluca, Gianluca ecco, Laurenti. Forse, forse chi, chi, chi abita i piani della politica ne sa di più, non so se poi ce le diranno, perché siamo in una fase preliminare, ovviamente. Eh, come hai detto tu, ci si muove con molta. Eh, circospezione, con molta in punta di piedi, perché è giusto così. Eh, C'è di buono, secondo me, che eh, il personaggio Sciurpa è un personaggio di cui conosciamo tutti eh, la passione e l'attaccamento sportivi, eh, sicuramente ne ha, eh, sicuramente se si è uscito allo scoperto, essendo un imprenditore eh, con un curriculum importante. Sia proprio come imprenditore puro, sia come imprenditore che si è già impegnato nello sport, eh, se è uscito allo scoperto, ovviamente lo ha fatto perché ritiene che ci possano essere degli elementi per valutare seriamente la cosa. Quindi non credo che si tratti di una delle butade a cui abbiamo assistito in passato. Eh, altro è dire poi come si concluderà questa, questa in, questo inizio di trattativa, perché è chiaro che eh, da imprenditore serio qual è, sure, per mezzo di lui tutta la cordata che sta dietro, eh, vorranno avere elementi co conoscitivi molto approfonditi mm, e bisognerà vedere se di fronte a questi elementi conoscitivi molto approfonditi eh, le loro intenzioni eh, subiranno uno stop o si potrà andare avanti. Parlo delle famose rateizzazioni con l'Agenzia delle Entrate, parlo delle, dei contratti che ancora pendono, eh, cioè che ancora pendono, che dopo il 30 giugno continueranno a essere a carico della società perché... Eh, ci sono giocatori che sono stati mh, messi sotto contratto appunto anche per gli anni a venire. Certo. Eh, ci saranno una serie di elementi da valutare. La serietà dell'intento, eh, e devo dire, la passione di Sciurpa, che io ricordo bene era quando facevo l'amministratore altra Era un personaggio veramente trainante. Eh, sono una garanzia, sono una garanzia. Dopodiché, vediamo, perché, come sai, i contratti, come sa <ride> l'avvocato Lavenzi, ancora meglio di noi. Sono l'incontro di due volontà e eh, bisogna che ci sia anche dall'altra parte una volontà seria di cedere, anche se a me sembra che se eh, Santo Padre eh, non coglie questa occasione per lui potrebbe esserci un futuro assai difficile, un futuro prossimo. Quindi eh, vedremo, vedremo, mh, di buono c'è la serietà di chi si è mosso. Aggiungo rispetto ai contratti di cui faceva, a cui faceva riferimento Daniele. Che in questa stagione il Perugia, diciamo che da un certo punto di vista con i giovani sta mettendo su un po' di valore per quel che riguarda il patrimonio della rosa. Poi è chiaro che ci sono contratti pesanti che arrivano anche dal passato e lì invece sono le note dolenti parlando di una potenziale nuova proprietà che vorrebbe, che vorrebbe rilevare il tutto. E ora il nostro Gianluca Laurenzi ci dice di più su quello che sta avvenendo, <ride> perché, assolutamente eh, guarda. Il, secondo me il centro del problema è la chiusa che ha fatto Daniele. La volontà di cedere, dici tu? La volontà di cedere, perché allora, uh, Vitacraft è uno dei maggiori, delle maggiori multinazionali che esistono al mondo con una solidità finanziaria incredibile. Claudio Sciurpa, io magari forse non ne parlo con, uh, con obiettività perché. Oltre a lavorare con la Victacraft da oltre dieci anni a livello professionale, io ho un rapporto umano con Claudio, è una persona che io adoro, perché oltre a essere un bravo imprenditore, una persona vincente, una persona proprio a livello umano leale, è una, una persona retta, onesta, è una, 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 una di quelle persone che ha una parola sola. Quindi chiaramente... Eh, c'è questo e magari fosse lui a rilevare il Perugia, magari. Detto questo, ritorno alla chiusa di Daniele, cioè se c'è ci, un soggetto che vuole acquistare, ci deve essere un soggetto che vuole vendere e che abbiano una volontà che alla fine si trova in un certo punto, perché è chiaro che, eh, io, e io parlo in via meramente teorica, Uh, un, un, un imprenditore che vuole comprare un'azienda ma che sia una squadra di calcio o un'azienda che produce bulloni è chiaro che le valutazioni sono sullo stato patrimoniale sul bilancio dell'azienda l'ultimo bilancio comunque lo stato patrimoniale ma anche sullo stato dell'azienda che per un'azienda che produce bulloni può essere l'obsolescenza dei macchinari per una squadra di calcio può essere la necessità di, di, di investimenti nel, nel breve, medio e lungo periodo. Anche quello fa parte del prezzo d'acquisto. Quindi eh, se le richieste sono a, diciamo, un pochettino fuori termine, è, è chiaro che io non posso investire tutto il budget che ho nell'acquisto dell'azienda e poi non ho... Soldi per gli investimenti. Faccio avvocato del diavolo, tanto, ma perché le richieste dovrebbero essere superiori se poi? Non vendere significa ripartire, probabilmente adesso tutti ci auguriamo che il Perugia possa vincere i playoff. Ma è obiettivamente difficile ripartire una prossima stagione in Serie C con tutto ciò che ne consegue e quindi trovare risorse, probabilmente difficilmente andare in attivo in un perché campionato di Serie perché C. perché ognuno con, le proprie, con la propria proprietà ci fa quello che vuole. Quindi, se questo, eh, se questo telefono vale 10 e io lo voglio vendere a 20, eh, cioè io lo vendo a 20, poi non trovo nessuno che me lo sì, compra però, <ride> cioè, capito, quindi, io ripeto, ci sono, vediamo, io l'unica cosa che ti posso dire, per evidenti motivi, perché io ci ho parlato anche stamattina con Claudio, che ad oggi la non ci sono novità, quindi la situazione è quella che riportano tutti i giornali, poi sicuramente se ci saranno novità e incrociamo tutti le dita, sicuramente sarà il Perugia Calcio e lo stesso Claudio Sciurpa a farcele sapere. Posto che al di là dell'acquisto della, 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 del club eh, c'è appunto una programmazione da fare e ci vogliono tanti soldi perché eh, sappiamo, Perugia è una piazza esigente e partire per un campionato, insomma parliamo di milioni di euro per una stagione per, per giocare la protagonista. Eh, e su questo, su questo fronte, eh, Daniele, eh, te credi che la piazza sia, sia pronta per magari... Eh, considerato quanto la piazza spinge per, per un cambio no? sotto gli occhi di tutti, quanto diciamo, la stragrande maggioranza voglia cambiare eh, grifo, il volto della proprietà, eh, sarebbe pronta secondo te la piazza a una partenza appunto in punta di piedi? Cioè, sarebbe pronta a raccogliere una proprietà eh, che magari vuole iniziare con calma? Ma visto cioè, quindi, lo stato di per, per fare età... la sintesi della domanda è pronta una società che non arriva dicendo vogliamo riportare il Perugia in Zarià, ma cominciamo piano piano? Io ritengo di sì. Perché guarda, uno degli elementi che hanno guastato il rapporto tra la piazza e Santo Padre non è stato tanto il fatto dei risultati, che in qualche maniera, in buona misura, sono anche arrivati. Decorosi, voglio dire, a parte le ultime due retrocessioni che, certo, certo, hanno un po' tirato giù la media, però è stato il rapporto, il venire a mancare di quel rapporto di fiducia che c'è tra una proprietà e i tifosi quando la proprietà eh, non dichiara i propri obiettivi o ne dichiara addirittura eh, di superiori a quelli che poi in realtà può raggiungere e la piazza si vede o si sente eh, presa in giro per questo motivo. Quindi, io. Intanto la piazza è ormai a uno stadio di mh, quasi esasperazione nei confronti di Santo Padre e quindi accoglierebbe comunque bene il fatto che eh, ci fosse un cambio di proprietà. Poi se arrivasse una proprietà, magari con eh, imprenditori locali, magari dico io anche con eh, Surpa eh, eh, a capo di questi, per i motivi che ho detto prima, e dicesse, guardate, noi eh, vogliamo mh, fare i passi secondo la gamba, eh, abbiamo preso questa società perché teniamo al Perugia, perché vogliamo che Perugia torni a, a calcare i palcoscenici più importanti del calcio italiano, non vi promettiamo chissà che cosa in poco tempo, ma un progetto, ecco questo è il punto dare, un progetto di crescita costante, magari basato su un settore giovanile fatto come si deve, dico, dico una cosa per dire, eh. non, non è che poi io possa avere le ricette eh, imprenditoriali per una squadra di calcio che magari ci propongono loro, devono proporci loro, ma dicesse queste poche semplici cose e ristabilisse subito un rapporto di fiducia con i tifosi, i tifosi la seguirebbero. Basta ricordare quello che è successo nel 2010 quando siamo precipitati eh, dopo il secondo fallimento in Serie D a giocare con tutto il rispetto col Monte Rigioni e però c'era un seguito di quella squadra perché si intravedeva una prospettiva, un progetto, che poi in realtà ha riportato in Perugia in Serie B in pochi anni. Ora, questo, mh, quello, quel progetto si è poi rivelato un non progetto, nel senso che la società ha scelto come propria politica, l'attuale società, di non fare una programmazione mirata nel tempo, ma di andare sul mercato e prendere le, le, le ultime occasioni come quando si va al mercato del sabato eh, e si aspetta l'ultimo minuto per avere le occasioni e questo ha turbato i rapporti col, con, eh, con il pubblico, con i tifosi e a questo punto sono maturi i tempi perché venga sostituito questo progetto o non progetto con qualcosa di più serio e di più affidabile. I tifosi non vogliono a tutti i costi la serie A ma vogliono avere prospettive chiare, una società che fa quello che dice e dice quello che fa. Non vuoi eh, la serie a, a tutti i costi. No, no, ehm. ma guarda, ha detto delle cose assolutamente giustissime, cioè il tifoso perugino non, non, non si aspetta, adesso che sia Claudio Sciurpo che sia un altro gruppo, non si aspetta qualcuno che ti infiammi. Cioè, non, non vuole essere preso in giro, cioè il tifoso Perugino, come diceva giustamente Daniele, come è andato a vedere il Perugia a Monteriggioni o a Todi o a Deruta, eh, aggiungo io. L'amore per il Perugia ce l'ha anche in, in, tra i dilettanti, ce l'avevamo. È che uno che entra e dice in tre anni la serie A. E poi in quattro anni retrocediamo no anche no è questa la, 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 la differenza è questa la differenza quindi io ritengo che un imprenditore onesto e, e retto come è claudio sciurpa ma come potrebbe essere un altro imprenditore io penso che lo, lo piacerà molto alla piazza, piacerà molto alla piazza perché io se conosco bene Claudio Sciurpa lui non farà mai eh, annunci altisonanti perché non è nella sua natura, lui lavora a testa bassa e poi quando porta i risultati eh, ha fatto sempre così la sua vita, sono i risultati che parlano per lui. Abbiamo finito davvero Benico. il tempo, anzi, siamo andati oltre. Comunque, vuole chiudere Daniele Orlando? No, volevo farti notare che c'è un lapsus freudiano in quello che ha detto Gianluca. Non ha usato il condizionale, ha usato il futuro. E allora, no, eh, probabilmente, no, no. Sa, ovviamente, no, no. sa. Qualcosa in no, più lino, Assolutamente eh. no, guarda, non mi mettete in bocca cose che non ho detto, la situazione è quella che potete leggere diciamo oggi e domani. Diciamo magari è una speranza. È una la speranza. mia è una speranza, ma, ma, certo. Eh, vabbè, ho, ho, ho descritto in una certa maniera Claudio Sciurpa, quindi sarebbe il nostro presidente, l'ideale, ecco, l'ideale eh, del nostro presidente. Chiudiamo così perché abbiamo finito davvero il tempo, grazie a Daniele Orlandi per essere stato con noi, ciao Daniele. Grazie a te, grazie a te Domenico, ciao Gianluca. Ciao, ciao Daniele. Grazie all'avvocato Gianluca Laurenzi. Grazie a voi e buona serata. Ci rivediamo presto con loro ci vediamo presto con voi se lo volete il martedì sera, con, il mercoledì sera scusate, con Sportivissima. buona serata.